Dallo scontro diretto con la Procavese la Nissa esce con le ossa rotte e con la certezza che con l'attuale organico, composto da tanti giovani volenterosi ma dotato di una cifra tecnica assolutamente impalpabile, la retrocessione non potrà essere evitata. Contro i campani è stata una vera e propria disfatta. Ospiti subito in gol al secondo minuto con De Rosa, che sfrutta la libertà concessagli dalla difesa locale, piazzata in modo approssimativo sulla battuta di un calcio di punizione. Al sedicesimo altra sbandata difensiva e Lordi manca di poco il bersaglio, mentre al 24esimo ci pensa Mendola ad evitare il raddoppio ospite su tiro di De Rosa. Al 28esimo però la Procavese mette in cassaforte la vittoria, andando in gol con Picirillo, pronto a sfruttare un errato disimpegno di Coffa. Addirittura un minuto dopo gli ospiti hanno la possibilità di triplicare. Russo arriva indisturbato davanti ad Mendola e dall'impatto tra i due viene fuori la decisione dell'arbitro di concedere il calcio di rigore. Ercolano dal dischetto però manda la palla contro la traversa. Il primo segno di reazione della Nissa arriva al 32esimo con un tiro di Bica Badan che D'Antuono non trattiene, ma Savasta non è capace di centrare lo specchio della porta. Ospiti ancora in avanti a inizio di ripresa. Dopo 18 secondi il Russo crossa dalla sinistra, ma Mendola è tempestivo nella deviazione. Al 12esimo arriva il terzo gol degli ospiti. Su angolo battuto da De Rosa, Ercolano fa valere la sua prestanza fisica e batte per la terza volta il portiere biancoscudato. Nel finale la Nissa ha un'impennata di orgoglio, sebbene in 10 per l'espulsione di Failla avvenuta al 24esimo per doppia ammonizione. Al 27esimo infatti Cirilli spreca maldestramente la possibilità di battere D'Antuono e al 33esimo è bravo il portiere ospite a deviare un preciso diagonale di Bica Badan. Finale tra l'indifferenza dello scarso pubblico. Nissa comunque ad un bivio. Se non arrivano rinforzi degni di tal nome, la retrocessione sarà inevitabile.